Grazie a tutti, siamo contenti, come aveva già detto. Noi nel Dipartimento di Politica abbiamo pensato, io sono del movimento dei focolari, quindi partendo da questo tipo di ispirazione, no? Chiara diceva che per amare il mondo bisogna conoscere, per amare la persona bisogna conoscerla. Da lì ci siamo detti noi del Dipartimento, ma oggi la situazione mondiale, globale, noi lo sappiamo come che si presenta, oppure ascoltiamo le notizie che ci vengono detto, qualche volta scoraggianti. Abbiamo detto, magari che, visto che abbiamo alcuni specialisti che ci possono aiutare a leggere la realtà attuale, che forse possiamo organizzare una serata tra noi di politica. Poi ci siamo detti, non sono noi, solo noi che abbiamo bisogno di questa, diciamo, conoscenza, ma anche tutta la cittadella, così che abbiamo aperto le porte a tutta la cittadella. Come lo sapete già, i conflitti, i problemi sono da quando l'umanità è nata. E ogni volta, dalle generazioni, quando c'era un conflitto, un problema, ci sono stati sempre alcune persone hanno cominciato a cercare come si risolve questo problema, fanno teorie, fanno nascere istituzioni. Ecco, è accaduto anche nel secolo scorso, davanti alle sfide della Seconda Guerra Mondiale, davanti alla crisi, sono nate tante teorie, sono nate anche tante istituzioni. C'è nato l'ONU, la NATO, l'Unione Europea, l'Unione Africana, Mercosur, tante istituzioni. Però penso che le sfide di questa epoca del XX secolo sono diverse dalle sfide di oggi. Il terzo millenario, il XXI secolo, ha le sue sfide. La domanda spesso uno si pone, ma queste istituzioni che hanno saputo guidare, accompagnare la crisi del secolo passato, oggi sono adattati? Oggi affrontiamo tante sfide, la crisi ambientale, non solo della crisi, ma delle conseguenze soprattutto causate di questa crisi. Oggi si vede da questa istituzione quanto è difficile di coordinare per gestire questa crisi. Come è la cooperazione per poter risolvere la crisi ambientale? È una grande sfida. Ci sono altre sfide, la crisi del Medio Oriente, dove le potenze si presentano, ognuno cercando dare la sua soluzione. Noi vediamo le conseguenze, che sono gli uccisi, bombe, bombardamenti, eccetera. Ci sono la crisi della demografia. Oggi il sud, i paesi del sud, hanno una crescita demografica impossibile, difficile di gestire. Davanti alle sfide così, alcuni adottano soluzioni, chiusura, altri che da questa demografia nascono conflitti, nascono la questione oggi che non c'è neanche un termine completo, alcuni dicono mobilità umana, altri dicono immigrazione, altri dicono rifugiati. Però noi come possiamo leggere, qual è la nostra lettura di questa realtà? Ecco che oggi abbiamo chiesto il professore di darci alcune chiavi di lettura. Sicuramente letto, come avete visto sull'invito, dagli occhi degli ideali. Si accade in un momento dei popolari, sanno cosa quando si dice, con gli occhi degli ideali. Con gli occhi dell'unità, per dire una parola che si capisce per tutti. Ecco, quindi adesso chiederemo a Vincenzo di darci alcune chiavi di letture. E poi si aprirà un dialogo dove, da quel che non è stato capito o chi non è stato toccato, si può anche dire, chiedere per chiarimento. Vi ringrazio tanto e do la parola a Vincenzo Bruno. Grazie dell'invito. Allora, dovevano arrivare le domande per preparare il testo, dovevano arrivare durante la settimana, ma non ce l'hanno fatta. Quindi, allora, vabbè, cerchiamo adesso di fare già delle risposte e poi provocare altre domande, perché credo che la richiesta sia abbastanza, una grande richiesta, le sfide di oggi
sul piano delle relazioni internazionali e soprattutto nuovi paradigmi. La parola paradigma a me mette sempre un po' di paura proprio, perché paradigma è qualcosa che va declinato secondo le situazioni e secondo la storia. E per le relazioni internazionali la storia, le condizioni sono sempre qualcosa che può essere visto in un modo diverso, no? A seconda di dove ci collochiamo. Io direi prima di tutto la collocazione. Dove ci collochiamo? Ci collochiamo in questo mondo. Abbiamo individuato un'immagine del mondo che penso sia chiara per tutti. Proprio perché abituarci a vedere il mondo in quest'altro modo. Noi forse siamo abituati un po' in modo diverso. Il mondo è questo oggi. Cioè al centro, il mondo va visto dal Pacifico, non più dall'Atlantico. E questo cambia tutti i paradigmi possibili. Per cui chi sta facendo lo streaming ha certamente ragione. Perché dalla Corea guardano il mondo in un modo completamente diverso. E siamo noi europei, per esempio, noi del vecchio continente, noi paesi che sono stati colonizzati dagli europei, che dobbiamo imparare a vedere il mondo in quest'altra prospettiva. In cui c'è l'Asia al centro, e nell'Asia al centro ci sono i big dell'Asia. E d'altra parte Cina sta per terra di mezzo. Terra di mezzo per che cosa? Ecco, per un mondo diverso. Un mondo che segue, ormai dal punto di vista demografico, ci diceva prima Melchior, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle culture e dal punto di vista delle religioni, un mondo che parla anzitutto dall'Asia. E questo credo sia già un passaggio fondamentale per poter anche capire le sfide. Dall'Asia è nata... Io non entro sull'economia, non è il mio settore, però una puntata immediata. Dall'Asia è nata la crisi dei mercati finanziari e l'Asia l'ha già risolta per tanti aspetti. L'ha risolta secondo un paradigma asiatico, non secondo un paradigma europeo. L'Unione Europea è in grande difficoltà, una delle domande poste è questa, l'Unione Europea è in grande difficoltà. Sì, ma l'Unione Europea rappresenta più o meno 486 milioni di persone. Poca roba. E addirittura questi 486 milioni di persone con le prospettive demografiche nel 2030 si troveranno a essere oltre 600, sì, oltre 600 milioni, ma soltanto 200 milioni più o meno saranno europei. Il resto sono persone che arrivano da fuori d'Europa e che nel 2030 saranno la maggioranza. Quindi vedere il mondo con la prospettiva che il mondo ha, credo che già ci aiuta a capire quali sono le sfide. Le sfide sono anzitutto di cambiamento interiore, di ognuno di noi. Io tante volte, se qualcuno dice, ma come? Stiamo parlando di regole internazionali o di politica internazionale, alla fine il problema ricade su di noi, sì, ricade su di noi. Singolarmente e in noi. Io sono responsabile di ciò che avviene sul piano internazionale. Già dovrei collocarmi in questa prospettiva per poter capire e capire cosa posso fare. Perché a volte pensiamo che le questioni internazionali siano questioni legate ai governi, alle cancellerie, ai ministri, ai capi di Stato. No, in realtà le questioni internazionali sono legate ad ognuno di noi. Ognuno di noi è responsabile di ciò che avviene sul piano internazionale. Io mi sono convinto di questo, e mi sono convinto di questo leggendo una frase, o meglio, avendo sempre presente una frase, che è del secolo scorso, quindi tu ponevi il problema che ci sono paradigmi diversi, io credo che la possiamo far leggere. C'è una lettura dei rapporti internazionali che è datata 22 agosto 1950. Però che ha tutta la validità ancora oggi. Hai subito la prima. Adesso abbiamo utilizzato l'ultimo delle slide che sono state utilizzate in un altro contesto, però.
Se io ripercorro questa frase, cioè questa frase fa parte un po' del, se volete, anche del mio background dal punto di vista della formazione. Forse questa frase tende a sintetizzare un manuale di diritto internazionale. Il diritto internazionale è la mia specialità, come dicevo. Perché? Perché fa un riferimento non agli stati, non ai governi, fa riferimento ai popoli. E guardate, credo che dalla esperienza di ognuno di noi, non serve avere un'esperienza tecnica e specifica nel campo, ma dall'esperienza di ognuno di noi ciò che cambia a livello internazionale cambia perché le persone cambiano. E quindi i governi, i ministri, i capi di Stato, le organizzazioni internazionali, non il contrario. Non sarà mai un trattato, anche se firmato solennemente, da 10 capi di Stato, da 15 capi di Stato, non sarà mai un trattato a cambiare le sorti del mondo. Le sorti del mondo cambiano attraverso il cambiamento delle persone e dei popoli. E qui guardate, ci sono alcune espressioni in questa frase da cui io voglio partire proprio per cercare di riflettere. Anzitutto, nessuno di noi è solo. Cioè ci troviamo ad essere già parte di una famiglia, che è la famiglia umana. Il concetto di famiglia umana è il concetto con cui possiamo leggere i fatti internazionali. Ciò che accade in Asia, in fondo, non è qualcosa che interessa gli asiatici, ma interessa tutti. Perché? Perché una delle sfide di oggi maggiormente evidenti è la interdipendenza. Una cosa non nuova. Il filosofo direbbe subito che già Kant, 1786, nel suo testo per la pace perpetua, diceva: ciò che avviene in un punto del mondo ha effetti in ogni altro punto. Kant non aveva la rete, non aveva internet, non aveva i satelliti, però aveva soltanto il suo orologio, anzi il suo orologio era la sua persona, usciva sempre a mezzogiorno, no? Di casa, per cui tutti aggiustavano l'orario sulla base del passaggio di campo, così ci racconta Kaliningrad. E quindi questa è la cosa interessante, cioè la percezione dell'interdipendenza. Ma noi oggi abbiamo non soltanto la percezione, noi abbiamo la realtà dell'interdipendenza. In questo momento chi vuole può, attraverso lo streaming, può collegarsi. E lo abbiamo attraverso uno strumento che è uno strumento che, potremmo dire, unisce il mondo. Almeno ci verrebbe da dire. In realtà è uno degli strumenti che divide il mondo. Ecco, la rete è la prima sfida. Perché parto di là, perché è quella che stiamo utilizzando in questo momento, è la prima sfida che abbiamo. Più o meno il 18% della popolazione mondiale utilizza la rete, il resto no. E il digital divide è uno dei grandi problemi di oggi, perché se io voglio far passare delle informazioni, in realtà le informazioni restano limitate. È interessante perché le regole internazionali toccano la guerra, toccano il commercio, toccano la tecnica, toccano tanti settori, ma non toccano la rete. La rete, che pure sembrerebbe essere una posizione mondiale, ha delle regole che sono le regole di un paese, degli Stati Uniti. E noi tutti lo utilizziamo, con i grandi problemi, piccoli e grandi problemi che vengono fuori da questa realtà. Ecco lì, per esempio, c'è già una sfida pronta, no? Perché se la rete potesse essere regolata veramente sul piano internazionale, forse avrebbe una dimensione diversa. Così questo mi serviva per partire ancora. In questa frase io trovo un concetto, quel concetto di reciprocità. Il concetto di reciprocità è alla base delle regole internazionali e alla base della politica internazionale. Ma cosa significa? Significa che uno Stato fa qualcosa se l'altro Stato fa la stessa cosa. Se c'è quindi una simultaneità, ma nessuno Stato fa per primo o senza chiedere di poter ricevere qualcosa. Quindi qui c'è la necessità di rileggere il concetto di reciprocità, che non può essere un qualcosa di automatico, ma deve essere qualcosa che tiene conto della diversità delle situazioni. Altro aspetto che viene fuori da questo riferimento alla reciprocità è che noi viviamo in un mondo in cui i soggetti operanti, cioè i nostri stati,
stati al mondo sono 195, non sono di più. E i 195 stati sono uguali tra loro. Però io ho grossi problemi, grosse difficoltà a pensare che gli stati siano uguali tra loro. Devo crederlo, vedo che tutto opera tenendo conto che gli stati sono uguali. Però l'uguaglianza dov'è? È un'uguaglianza di fronte alle regole, ma non è un'uguaglianza effettiva. E questo credo che sia già una seconda delle sfide che abbiamo di fronte, cioè il passaggio dall'uguaglianza cosiddetta formale ad un'uguaglianza effettiva, reale. Ancora, questo significa, qui c'è una frase molto bella, immolare un io collettivo. Ecco, l'io collettivo è quello che noi chiamiamo in termine tecnico l'interesse nazionale. Ogni nostro Stato ha propri interessi. E questi interessi vengono portati sul piano internazionale. All'interesse nazionale nessuno Stato è pronto a rinunciare. Eppure, quando gli Stati rinunciano all'interesse nazionale, è lì che troviamo la possibilità di una dimensione nuova dei rapporti internazionali. E gli esempi sono tanti. Melchior, prima dell'introduzione, faceva riferimento a ciò che è avvenuto nel secolo scorso, la nascita delle grandi istituzioni internazionali. Io aggiungerei tante regole internazionali che sono state prodotte, ma non basta. Perché? Perché c'è bisogno quotidianamente di perdere il riferimento all'interesse nazionale. Eppure, questa è la cosa più difficile. In questo momento si concludono accordi internazionali di vario tipo, accordi che interessano gli stati che vanno a concludere gli accordi, ma che possono creare un danno ad altri stati. Se uno pensa agli accordi fatti, cioè stamattina i giornali ci riportavano notizia, no? 110 miliardi di dollari per armamento, non ci spaventiamo, non ci spaventiamo, perché per la sola ricerca negli armamenti nucleari l'amministrazione degli Stati Uniti ha stanziato 400 miliardi di dollari. E la cosa interessante, perché qui bisogna poi dire le cose in modo completo, l'informazione deve avere la completezza, stanziare questa somma per la ricerca, la sola ricerca e non la produzione di armamenti, era presente nei programmi dei due candidati degli Stati Uniti, e non soltanto i programmi erano su internet. Perché? Perché vuol dire che fa parte di un interesse nazionale che, al di là di chi poi assume la responsabilità, è un interesse che va portato avanti per la sola ricerca. Perché? Perché in questo momento un paese come la Cina ha, per esempio, una ricerca in materia nucleare più avanzata rispetto a quella in materia di armamenti, rispetto a quella degli Stati Uniti. Allora si spinge. Quindi era nei programmi di tutti e due i candidati. Ecco, quindi si concludono accordi che però possono avere degli effetti sui terzi. E questo però fa parte, qualcuno ci dice fa parte del gioco, in realtà è un gioco, non è il risico che ci mettiamo al tavolino e possiamo più o meno poi decidere quando interrompere il gioco. Questo non si interrompe. Ancora, un altro elemento che troviamo è la questione dei confini. Ogni popolo deve oltrepassare i propri confini. Qui c'è l'idea delle grandi organizzazioni internazionali, c'è l'idea delle forme di integrazione sovranazionale, Unione Europea, Unione Africana, Mercosur, tanto per citarne alcuni. Oppure se andiamo in Asia, APEC, ASEAN, sono soltanto delle sigle, dietro cui però ci sono popoli e paesi. E quindi l'idea che soltanto attraverso questa forma di oltrepassare il proprio confine si può arrivare a che cosa? All'obiettivo pace. Qui eravamo nel 1959, quando il mondo era diviso, sì, aveva una divisione tra est e ovest, qualcuno direbbe. In realtà c'era già la divisione del mondo di oggi. Perché questa frase, questo discorso, viene fatto in un momento in cui ci sono ben 80 paesi che stanno arrivando all'indipendenza.
siamo nella fase piena della decolonizzazione. Non più 51 paesi, tanti erano i paesi che hanno dato vita alle Nazioni Unite nel 1945, eravamo arrivati già a 112 e mano a mano si arriverà ai 195 di oggi. Quindi è una frase che io tiro fuori da un discorso che legge la realtà e le sfide di quel momento. I nuovi popoli che si affacciano sul piano internazionale, ma si affacciano come Stati. E quindi con una dimensione, oggi diremo, con una dimensione di carattere istituzionale. Ecco, bene, lascio per il momento questa frase come punto di partenza e vado su alcuni elementi, su alcuni esempi concreti, situazioni concrete. Anzitutto la questione del paradigma della globalizzazione. Allora, qui dobbiamo immediatamente fare un passo in avanti, se mi posso permettere, cioè noi siamo in una fase di post-globalizzazione. La globalizzazione era legata all'idea di inclusione ed esclusione, ed era legata all'idea che tutti potevano partecipare ad un processo. Le indicazioni che abbiamo sul piano internazionale oggi ci dicono che questo tipo di aggregazione si è fermata. Siamo arrivati piuttosto a delle forme di unilateralismo o di chiusura. E questo significa che ci avviamo ad una fase post-globale, in cui ogni paese cercherà ancora di più di difendere i propri confini. Dal punto di vista economico, prima di tutto, perché la globalizzazione è stata essenzialmente un processo di carattere economico, ma chiaramente dietro l'economia si legano altri fattori. Quindi questo è già un primo aspetto, lo dico in modo provocatorio, ma per farci capire che siamo nel post-globale. Il globale ormai dobbiamo tenerlo come punto di riferimento, ma non troppo. Altro elemento, in questo posto globale c'è un quadro istituzionale che ci fa capire subito la realtà. L'interrogativo posto da chi ha organizzato l'incontro era: l'integrazione europea è ferma, ma è ferma anche l'integrazione africana. È ferma anche l'integrazione centro-sudamericana. Viene fatta in qualche modo, ormai è saltata, è saltata l'integrazione Nord America, Canada, Stati Uniti, Messico. Siamo nella fase post-globale, già questo è un esempio concreto. Tante decisioni sono prese ormai al di fuori delle organizzazioni internazionali. Prossimamente in Italia avremo la prossima settimana l'incontro del G7. I sette grandi erano otto, sono diventati sette. Contemporaneamente si riuniscono anche a 20 paesi, c'è il G20. Guardate, sono tutte forme di aggregazione che cercano di individuare quale può essere la novità, cioè in che modo poter operare insieme, perché c'è la difficoltà ad operare insieme. Quello che prevale in questo momento è un forte unilateralismo in termini politici, che significa protezionismo in termini economici. Anche se questo unilateralismo può riguardare 8 paesi, o può riguardare 54 paesi che sono quelli dell'Unione, 28 sono quelli dell'Unione Europea, 54 dell'Unione Africana. È sempre unilateralismo, quando ci si chiude e si è, come dire, a difendere un interesse che può essere un interesse politico. La strategia che viene utilizzata è la strategia della comunicazione o della non comunicazione. Questo è un dato interessante. Pensiamo soltanto ad un... faccio un esempio. I dazi doganali, cioè la difficoltà... Io produco bicchieri e voglio farli arrivare in un altro paese. L'altro paese accetta i miei bicchieri, ma alza il sistema di tassazione per l'ingresso di quei bicchieri. Perché? Perché lui magari ha una sua produzione. Questo è un elemento che sta ritornando in modo molto molto deciso all'interno di un'organizzazione internazionale che nasce nel 1995 per eliminare questo tipo di situazioni. Mi riferisco all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha la sua sede a Ginevra. Lì sta tornando il problema di dover riaprire i negoziati sui dazi doganali. Invece ci sembrava qualcosa che ci avevamo lasciato alle spalle. E perché? Perché ognuno cerca, la crisi economica, non solo,
non è un problema soltanto di crisi economica, è un problema strutturale e di indicazione. Non avendo la dimensione o la possibilità di allargarci fuori i nostri confini, pensiamo in tutti i modi di difendere. In realtà i confini sono indifendibili. Questo è l'altro, immediatamente l'altro aspetto. Difendere i confini diventa oggi sempre più difficile, basti pensare agli strumenti dell'anche qui, la rete va al di là. Le rivoluzioni che ci sono state nell'ultima fase degli ultimi 10 anni sono tutte legate alle informazioni arrivate tramite canali non tradizionali. Una volta per iniziare un conflitto, parleremo subito dei conflitti, era necessaria la dichiarazione di guerra. Oggi basta una notizia, basta un tweet, bastano 140 caratteri, non serve la dichiarazione di guerra. E quindi questo cambia il modo di intendere. Ancora, quali risposte? Oggi la grande questione è, come dicevo prima, forme di aggregazione, ricerca di accordi a tutti i livelli. Perché? Perché qual è il problema reale? Il problema reale è una frammentazione delle decisioni. Viviamo in un mondo post-globale, sì, la post-globalizzazione significa frammentazione. C'è una divisione su tutte le situazioni e un tentativo di leggere le situazioni sempre in modo più specifico. E questo certamente riguarda non soltanto le cose, non soltanto le merci, ma riguarda anche le persone. Per cui tante volte noi parliamo, per esempio, qui l'esempio concreto, i diritti umani, parliamo di diritti umani, ma diritti di chi? Non più della persona, ma diritti del consumatore, diritti del lavoratore, cioè cerchiamo di frammentare, perché frammentando pensiamo di poter cogliere quale può essere la via d'uscita. Allora, io sono partito in assenza di domande, ne sono fatte 3, e cioè le cause, le situazioni, e poi cosa posso fare. Quindi io cercherò di percorrere tutto il mio. Perché lui mi darà i tempi. Primo scenario, il tema della guerra, il tema della pace. Ho detto prima, era necessaria una dichiarazione di guerra per poter iniziare un conflitto. E alla dichiarazione di guerra poi seguiva quella che era chiamata la rottura dei rapporti diplomatici. Cioè i due stati che andavano in guerra non si parlavano più. Oggi non c'è più dichiarazione di guerra e i rapporti diplomatici continuano anche durante il conflitto. Paradosso? No, necessità di legarsi da parte degli apparati, cioè delle strutture, degli stati. Perché? Vado in Siria, conflitto in Siria, quali stati si stanno in questo momento affrontando in Siria? Ci sono 216 gruppi armati che si combattono in Siria. Ci sono stati, ci sono contractors, cioè delle imprese che fanno la guerra, come c'è l'impresa che produce bicchieri, c'è anche l'impresa che fa la guerra. Allora, chi si combatte? È chiaro che non è più necessario rompere i rapporti diplomatici, perché non è più un problema di Stati, è un problema legato alla presenza di gruppi combattenti. Sono tanti, piccola, media grandezza, c'è di tutto. Quindi i conflitti, secondo come li eravamo abituati a vedere nel XX secolo, forse ancora prima, oggi non ci sono. Vado alla Repubblica Democratica del Congo, in cui si è riaperto un conflitto che riguarda anche i paesi vicini, penso al Burundi, no? Il Banyamulenge, che è questo gruppo etnico che cerca di andare nella zona del Kivu, quindi la zona del nord-est della Repubblica Democratica del Congo, zona che nel 1959 si avviava all'indipendenza. Il Congo belga che diventava indipendente per poi chiamarsi Zaire. E già in quel momento iniziava lì un conflitto per quell'area, la zona del Kivu. In quella zona oggi si riapre un conflitto. Perché? Perché così, in modo molto, scusate, non è banalizzazione, ma cercare immediatamente cogliere qual è il problema. In realtà se io posso utilizzare uno smartphone o un computer è perché di là posso ricavare il coltan che serve alle imprese che producono microprocessori. Quindi è un'area contesa. I free coltan ormai sono messi sul mercato da poco tempo, no? Questi telefonini free coltan.
perché c'è un conflitto aperto che riguarda un'area del pianeta, sono soltanto lì, sì, per il momento quei tipi di terre rare sono soltanto lì. I cinesi sembra che abbiano qualcosa, ma non è dato sapere la quantità, ma lì ci sono, e lì si combatte per un controllo di risorse. E 315 caschi blu servono a poco per poter evitare il conflitto. Diciamo che non servono. E perché sono solo 315? Perché nessun paese vuole impegnarsi a mandare contingenti militari in queste formazioni di caschi blu. Penso che già questo ci serve a capire oggi la dimensione dei conflitti, cosa è. Cioè, viviamo in un contesto in cui il concetto di pace è letto soltanto in negativo. Pace significa sicurezza. La sicurezza è la sicurezza dei confini, rispetto a minacce esterne. La Corea del Sud, che deve cercare di essere sicura rispetto alla Corea del Nord. L'Europa, il sud dell'Europa, che deve essere sicura rispetto all'arrivo di persone dal nord del Mediterraneo. Il concetto di sicurezza è un concetto di pace negativo, non è un concetto di pace così. Oggi tutta l'azione della pace è legata alla sicurezza. Gli investimenti fatti in nome della sicurezza sono tantissimi e continuano ad aumentare in quella che è quello che è il bilancio di uno Stato. Soprattutto dopo, dal 2001 in poi, no? C'è stato questa, perché abbiamo minacce alla sicurezza. La sicurezza non è pace. La sicurezza resta un qualcosa che tecnicamente io raggiungo. La pace è qualcosa che io raggiungo politicamente. E quindi la raggiungo con un presupposto etico necessario. Cioè l'idea di pace. E quindi oggi il grande problema dei conflitti è questa diversità rispetto al modello che abbiamo avuto. Ci sono 36 situazioni in cui sono presenti caschi blu delle Nazioni Unite, a diverso titolo e in diverso modo. Certamente non sono la soluzione dei conflitti, stanno lì a cercare che il conflitto non si dia. Leggevo stamattina, proprio, tra India e Pakistan, il timore che il conflitto possa riaprirsi, che ogni tanto c'è. Questa, e ci sono dei caschi blu che cercano di evitare il conflitto. Cipro, divisa in due, caschi blu che cercano di evitare i conflitti. Però 30 giugno la missione dei caschi blu a Cipro dovrebbe finire. Perché? Perché si è pacificata la situazione? No, perché non ci sono più fondi per poterla mantenere. Perché nessun paese vuole continuare a dare militari per poter gestire quel tipo di situazione. E così potremmo continuare, no? Per tutte le varie missioni che ci sono, a diverso titolo. Quindi l'idea di sicurezza, ripeto, non è l'idea che si lega alla pace. Ancora, il tema della sicurezza non ci fa vedere un altro dei problemi aperti in tema di pace, e cioè gli armamenti. Qui è inutile che diamo sigle, perché avete letto tutti il rapporto del SIPRA, cioè di questo istituto norvegese, in cui si dice che il commercio delle armi aumenta. No, qui aumenta la produzione e di conseguenza il commercio. Non aumenta soltanto il commercio, ma la produzione. E non aumenta la produzione di armamenti sofisticati, aumenta la produzione e l'uso di piccole armi. Quelle che costano niente dal punto di vista della produzione e dal punto di vista di chi acquista. E sono le transazioni che non conosciamo. Noi abbiamo visto stamattina sui giornali 110 miliardi di dollari per tecnologia militare sofisticata. Ma non sappiamo le transazioni quotidiane. Le mine antiuomo, nonostante ci sia una convenzione internazionale, dal 2000, che ormai è funzionante per alcuni paesi, ma si continua a produrre. D'altra parte il costo di una mina antiuomo è meno di un dollaro, ma l'effetto di una mina antiuomo è devastante. E anche ci sono paesi che se oggi smettono di produrre mine antiuomo hanno degli stoccaggi per andare avanti fino a 60, per i prossimi 60 anni. Perché si produce a basso, le piccole armi. Ce ne accorgiamo ogni tanto quando abbiamo idea di
qualcuno che ha usato per difendersi, ha usato le armi, oppure fa irruzioni in un college, allora ci accorgiamo di queste piccole armi che girano. È una grande questione aperta a livello di Nazioni Unite già dal 2006, perché è il grande problema del commercio delle armi. Adesso, qualcuno diceva che la persona, il russo più conosciuto di tutto il mondo è l'ingegner Kalashnikov, quello che ha praticamente prodotto. Sono degli armamenti che si trovano ormai, potremmo dire, al supermercato, di cui c'è un largo uso, non soltanto un largo commercio, un largo uso. Quindi anche lì ci preoccupiamo del disarmo nucleare, del disarmo chimico, però restano poi questi aspetti. Quindi può essere emblematico un po' l'attività internazionale su questo punto. Io tante volte la racconto, sembra che racconti una storietta, in realtà è ciò che avviene. A livello di Nazioni Unite esiste un apposito organo che si chiama Conferenza per il Disarmo. Un organo permanente che ha la sua sede a Ginevra, di cui fanno parte tutti gli stati, divisi poi tra paesi produttori, paesi importatori, e che hanno come obiettivo quello di garantire strumenti sul disarmo. Ogni tanto, e arrivano, per esempio, l'ultimo accordo raggiunto in quel contesto è l'accordo che proibisce l'uso delle cluster bombs, cioè di queste bombe che quando poi scoppiano praticamente producono in un raggio molto largo effetti mortali. Ma questa conferenza si riunisce ogni giovedì mattina nel Palazzo delle Nazioni a Ginevra, ogni giovedì, fisso l'appuntamento. Ci sono dei giorni in cui iniziano alle 10 del mattino, o 9 e mezza, e alle 9.35 è già finito. E dei giorni in cui arrivano invece la sera, alle 9.35 della sera. Perché? Perché quando affrontano alcuni argomenti, i paesi arrivano già con delle posizioni precise, per cui evitano di discutere. Quindi colui che presiede deve dire soltanto buongiorno, allora cominciamo, ci sono interventi. Allora qualcuno dice non è possibile proseguire la discussione, che è neanche iniziata. Si chiude e ci si aggiorna la settimana successiva. Il tema delle armi, il tema degli armamenti è un tema delicato. È un tema soprattutto che molto spesso viene legato alla questione della sicurezza e quindi diventa qualcosa che non può essere toccato. Qui dovremmo andare avanti su dei temi, qui, come dire, il giurista, io mi fermo lì, il giurista si ferma, però qui la questione diventa anche di altro tipo. Quindi questo, la questione del, capite bene, la questione dei conflitti è una questione fortemente dibattuta. Altro problema che riguarda i conflitti: noi oggi abbiamo una guerra iniziata contro il terrorismo. La guerra iniziò il 7 ottobre del 2002 con l'operazione Desert Storm in Afghanistan. È una guerra iniziale e che ancora non si è conclusa. In realtà è l'esempio di un conflitto attuale, un conflitto cosiddetto asimmetrico, perché da una parte io ho uno Stato o un gruppo di Stati. Il conflitto iniziò con bombardamenti da parte degli Stati Uniti, dei paesi della NATO, e perché si pensava che in Afghanistan ci fossero le basi del terrorismo di Al-Qaeda, che aveva commesso l'atto di guerra, così chiamato, delle Torri Gemelle. In realtà quel conflitto va ancora avanti, ma è un conflitto asimmetrico, da una parte o degli Stati, dall'altra parte o chi? Terroristi. Cosa sono i terroristi? Chi sono i terroristi? Hanno un'organizzazione statale? Hanno una possibilità di operare come uno Stato? In realtà è una grande questione. Ma quel conflitto dura ancora. Per di più un conflitto delocalizzato, perché dall'Afghanistan va a toccare anche altre aree del pianeta. Ed è un conflitto di fronte al quale c'è un impiego di risorse, c'è un impiego di, se vogliamo, anche di attenzione, molto molto alto, sempre e solo in termini di sicurezza. E qui è interessante, c'è una frase di Papa Francesco, non lo cito perché vescovo di Roma o Papa della Chiesa Cattolica, no? Ma lo cito in quanto oggi protagonista della vita internazionale. Quando dice, attenzione, non dobbiamo andare a cogliere
a distruggere coloro che commettono atti. Dobbiamo anzitutto andare a capire quali sono le cause. Perché probabilmente, se tu vai avanti, trovi anche una frase interessante che riguarda questo. Eccolo qua, no? Torno indietro. Leggete qua, questa è del 2002 questa frase, eh? Un anno dopo... Qui c'è un riferimento alle cause del terrorismo. Il momento in cui io creo una maggiore condivisione di beni, cioè creo condizioni di sviluppo, evidentemente anche il terreno fertile del terrorismo. E per questo c'è bisogno di affrontare le cause. Il problema non si risolve andando a bombardare, perché probabilmente creeremo, e ce ne siamo accorgendo, creeremo poi altre zone. E qui l'analisi andrebbe poi su altri aspetti di diversi tipi e forme di terrorismo. Certamente questo aspetto tocca molto molto la sensibilità dei nostri stati. A livello planetario, non è un problema che riguarda singoli paesi. Allo stesso tempo c'è da capire il livello di complicità che tanti stati hanno nei confronti del terrorismo. Diversa è la situazione, per esempio, di fenomeni che abbiamo in qualche modo catalogati come fenomeni terroristici, che però poi sono fenomeni che sono diventati di altro tipo. Mi riferisco alla situazione dell'ISIS o Daesh, sempre nella zona tra Iraq e Siria. Qui c'è un controllo di territorio da parte di un gruppo, nato come gruppo di insorti, che ha un controllo di territorio. Fanno attività terroristica, evidentemente hanno anche le possibilità per farlo, perché da quei territori, per esempio, esce petrolio. E il petrolio viene acquistato, o meglio, viene, tecnicamente si legge che il petrolio viene immesso nel mercato pulito del petrolio. Quindi c'è qualcuno che opera in questo contesto e che consente di poter avere dei flussi finanziari che mantengono il sedicente, il cosiddetto Stato Islamico, che è una realtà strutturata, è fatta di 34 province, ognuna delle quali ha le sue strutture, i suoi tribunali, i suoi governi, tutto. Non è un accampamento di persone, come tante volte viene percepito dalla lettura superficiale delle informazioni. È una struttura che ha le sue entrate. La distruzione del sito archeologico di Palmira certamente è importante perché è un patrimonio dell'umanità che è venuto meno. Ma è altrettanto importante poter, per esempio, identificare i traffici di opere d'arte che vengono fatte, che sono conseguenza della distruzione di Palmira. Sarebbe interessante poter vedere un attimo dove sono andati, chi li ha acquistati. Sono tutti aspetti, qui basta aprire un attimo un sito sulla rete e abbiamo tutte queste informazioni. Sì, ma dovremmo un attimo legarle. Legale a delle chiavi di lettura. Cioè qui c'è una questione aperta che riguarda anche le forme di finanziamento del terrorismo. Io ricordo ancora, qui siamo nel 2002, ma ricordo ancora l'11 settembre, 24 ore dopo, l'11 settembre del 2001, alle 10 del mattino, ora di New York, quindi più o meno l'orario del giorno prima in cui iniziò l'attacco, iniziò un'ora prima. Si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio di Sicurezza e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite assume una decisione interessante, una prima decisione in cui dice il terrorismo è un crimine contro l'umanità. Sono passate meno di 24 ore per un'affermazione del genere. Perché dico questo? Perché negli anni che vanno tra il 1994 e il 2002, ma diciamo 1998 per fermarci, gli anni in cui si elabora lo statuto della Corte Penale Internazionale, lungo dibattito, alla fine si dice che il terrorismo non è un crimine internazionale, quindi la Corte Penale Internazionale non avrà competenza sul terrorismo. Poi sono passate meno di 24 ore per far cambiare idea ai nostri stati. Ma di cosa abbiamo avuto bisogno? Del crollo delle due torri? Cioè abbiamo bisogno di shock di questo tipo? Seconda cosa che viene detta dal Consiglio di Sicurezza con una risoluzione il giorno dopo, che esistono delle norme contro il terrorismo a livello internazionale che non sono state usate
interessante. Perché? Perché chi più o meno ha le mani in pasta sulle norme internazionali sapeva che c'erano anche delle tesi lauree che venivano fatte sulle 11 convenzioni contro il terrorismo preesistenti al 2001, esistevano già per tutte le forme di terrorismo, ma erano rimaste lì sulla carta. Pochi paesi avevano aderito a quelle lettere. Poi, dopo il 2001, tutti si sono affrettati ad aderire. Abbiamo avuto i passaporti in cui ci sono tutti i nostri dati, no? Con i microchip, erano già previsti prima da queste convenzioni. I vari tipi di controlli, controlli biometrici, tutto era già previsto. Ci sono anche una delle convenzioni, per esempio, riguarda il trasferimento di esplosivi che può essere utilizzato dai terroristi. Un'altra convenzione riguarda il finanziamento del terrorismo. Bene, se io oggi metto queste 11 convenzioni sul tavolo, cerco di capire le adesioni, le convenzioni che sono meno accettate sono quella sul finanziamento del terrorismo e quella sul trasporto di esplosivi. Il che, come dire, mi fa pensare a qualcosa. In termini paradigmatici, ecco, qui utilizzo il termine, qui lo utilizziamo il termine. Per cui lì c'è da declinare veramente qual è il tipo di assetto dietro questo tipo, dietro questa scelta. Ancora, il rapporto pace-sicurezza ormai è delineato anche in un altro modo, cioè il rapporto tra le regole e la forza. Oggi sempre più si preferisce fare uso della forza piuttosto che delle regole. Anche durante i conflitti. Paradossalmente, il diritto internazionale regola anche la guerra. Anzi, bisogna dire che le guerre diventano peggiori, se una guerra già aggiungiamo qualcosa, peggiori se non rispettano le regole. Bene, oggi la completa completo rifiuto delle regole di guerra. Ma che cosa serve? È un minimo denominatore che gli stati nel corso dei secoli si sono dati. Oggi queste regole sono completamente disattese. Il soccorso ai feriti in guerra non è più praticato. Anzi, ai feriti viene praticato il cosiddetto colpo di grazia, o addirittura li si porta poi dalle notizie che abbiamo. Oppure campi di concentramento che invece diventano dei campi per lo sfruttamento delle persone, sotto tutti i punti di vista. Trasferimento forzato di persone, tratta delle persone, non soltanto tratta intesa come traffico di persone, ma anche tratta intesa come contrabbando di persone. Insomma, a che fini? Sfruttamento sessuale, organi, commercio degli organi umani. Tutto questo perché c'è una disattenzione, cioè le regole in materia di guerra sono completamente disattese. Cioè, ma bisognava consolarsi che esistevano regole di guerra, sì, ma nel mondo che è senza regole, quindi siamo ancora peggio. Questo è l'altro dato su cui dobbiamo. Le esigenze umanitarie, cosiddette ormai, hanno perso punto di riferimento dei conflitti. Passiamo ad un altro. Ci sarebbe ancora altro, ma passiamo ad un altro ambito, così poi mi fermo, la questione dello sviluppo. Perché se vogliamo parlare di pace, ecco, la pace dobbiamo legarla certamente all'assenza di guerra, ma non solo, dobbiamo legarla a condizioni di sviluppo. Perché lo sviluppo ci risolve diverse situazioni. Bene, qui un dato che può essere indicativo. Esiste la possibilità, anche se andiamo sul sito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che è l'organizzazione di cui fanno parte i paesi più ricchi del mondo, in questo sito è possibile individuare un settore in cui viene definito tutto ciò che è l'aiuto pubblico allo sviluppo. Cioè quanto viene dato ogni anno dai paesi più ricchi per garantire lo sviluppo. Bene, se metto a confronto i dati di oggi, 113 miliardi di dollari nel 2015 sugli ultimi dati,
e quelli degli anni 70 del secolo scorso, c'è un disdivento enorme. Proporzionalmente si dava molto di più negli anni 70 del secolo scorso. L'aiuto pubblico allo sviluppo è diminuito notevolmente. Nel frattempo è aumentata la popolazione, nel frattempo sono aumentate le disuguaglianze, nel frattempo sono aumentati i problemi. Cioè sì, ma negli anni 90 hanno dato 87 miliardi di dollari. Sì, ma avete fatto un attimo il conto sui tassi di cambio e sul valore del dollaro a dove oggi? E ci si accorge che si dà sempre di meno. In nome di che cosa? Una crisi economica che tocca gli stati maggiormente sviluppati e in nome anche di approcci bilaterali che sostituiscono gli approcci multilaterali. Nell'approccio bilaterale tra due stati io posso avere delle indicazioni e posso dare delle indicazioni. Posso avere un ritorno in termini di alleanza politica. In un rapporto multilaterale questo non c'è. Ma per cui io mi ritrovo, per esempio, se uno pensa alla grande organizzazione internazionale e pensa al bilancio ordinario dell'ONU, siamo sotto i 2 miliardi di dollari l'anno, è quello che una media impresa transnazionale utilizza per la sola pubblicità. Tutte le operazioni, parlavo prima delle operazioni cosiddette militari, l'uso dei caschi blu, sono tutte finanziate dai singoli paesi, non dal bilancio ONU, altrimenti il bilancio ONU finirebbe dopo un mese se dovesse finanziare solo quel tipo di operazioni. Quindi le risorse per la questione sviluppo sono sempre meno. Allo stesso tempo, dobbiamo dare anche dei dati positivi, c'è uno sviluppo crescente a livello planetario che tocca, per esempio, tutta la zona dell'Asia. Un esempio che può essere, che ci fa capire immediatamente, la questione della sottoalimentazione, o della fame, per dirlo in termini ancora più ampi. Nel 1984, quando venivano fatte le previsioni per il 2000, il 32% della popolazione mondiale soffriva la fame e la malnutrizione. 1984 in proiezione per il 2000. Oggi siamo sull'11.3. Ma attenzione, da 4 miliardi siamo 7 miliardi e mezzo. Quindi vuol dire che è possibile agire su questi ambiti. La questione riguarda anche l'alfabetizzazione. Abbiamo il sito dell'UNESCO e possiamo leggere i dati sull'alfabetizzazione. Non siamo più al 93% degli anni 70. Siamo piuttosto oggi ad un 21%. Qualcosa è cambiato. Ripeto, popolazione mondiale in crescita, non in diminuzione. E quello è il parametro di riferimento. Altrimenti, vabbè, alla fine cosa è stato fatto? Qual è la questione essenziale legata allo sviluppo? Ecco, noi oggi abbiamo, dal punto di vista internazionale, quella che è chiamata l'Agenda 2030, l'Agenda per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 di settembre del 2006, del 2015. Sono 17 obiettivi che entro il 2030 dovrebbero essere realizzati. Per essere fortemente, come dire, positivi, probabilmente verrà realizzata il 60% di questi obiettivi, di ognuno di questi obiettivi. Perché? Perché il problema reale sono i finanziamenti. Apro lo scenario. Uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 è la questione ambientale, quindi la sostenibilità ambientale. Siamo stati tutti contenti dell'accordo di Parigi, no? Credo che nessuno sia scontento. Ho sentito uno dei partecipanti a Parigi, politico, che diceva è il migliore degli accordi possibili. Sono d'accordo, ma anche il migliore degli accordi possibili bisogna farlo funzionare. Giusto? L'accordo di Parigi è stato frutto della cosiddetta COP21. Forse è una sigla che tutti quanti abbiamo metabolizzato, perché tutti ne abbiamo parlato. COP sta per è la Convenzione sui cambiamenti climatici, vabbè, la conferenza delle parti, 21 perché è la 21esima, la 20esima c'era stata a Lima 6 mesi prima, siamo nel dicembre del 2015. Molto bene, c'è stata anche una COP22, ce ne siamo accorti? No, la COP22 c'è stata a novembre scorso a Marrakesh, che doveva dare attuazione all'accordo. L'accordo prevede una cosa, tra le altre cose, una cosa molto interessante.
E cioè, dal 2020, 100 miliardi di dollari l'anno messi a disposizione dai paesi più ricchi per poter garantire ai paesi in via di sviluppo di non usare più il carbone. Cioè, il carbon free, che è la grande, il grande oggetto dell'accordo di Parigi, si può raggiungere soltanto se l'uso del carbone viene diminuito. Anzitutto il carbone, poi ci sono anche altre cose. Allora, già a Parigi, anche lì iniziamo un po' sul... A Parigi c'è stata già una menomazione, perché c'era un articolo del progetto di convenzione che diceva entro il 2030 il mondo deve essere carbon free. Alla fine è stato tolto. Perché? Perché non c'era accordo. Perché c'era questo disaccordo? Ma c'erano paesi dell'Asia che dicevano: signori europei, signori nordamericani, avete costruito la prima, la seconda, la terza rivoluzione industriale usando il carbone. Perché io adesso non devo più usare il carbone, che invece diventa l'elemento essenziale per la mia crescita economica? Qualcuno avrebbe potuto rispondere: sì, ma per la prima, seconda e terza rivoluzione industriale non c'erano le energie alternative, oggi ci sono. Loro avrebbero risposto: sì, ma io non ho la tecnologia. Ecco che l'accordo di Parigi arrivò a dire: entro il 2020, per evitare che si continui a usare carbone in modo massiccio, pensa all'economia cinese, che cresce dell'8%, 7 qualcosa, anche se loro sono, come dire, producono acciaio e l'acciaio cinese è concorrenziale, perché in termini di costi, partecipano al cosiddetto market sharing in materia di acciaio, no? Di condivisione, però il loro acciaio è perdente dal punto di vista della rendita economica, ma pur di stare sul mercato, però utilizzano energia derivata da carbone. India, la stessa cosa. Allora, per evitare questo, cosa faccio? Devo mettere a disposizione 100 miliardi di dollari dal 2020. Gli impegni comunicati a Marrakesh, quindi COP22, non arrivano a 36 milioni. L'accordo di Parigi è il migliore degli accordi possibili, evidentemente se funziona. Ecco qui la questione sviluppo è legata a obiettivi, e il paradosso qual è? Io so, i tecnici sanno, i giuristi sanno quali sono le soluzioni. Perché l'analisi è talmente precisa, non solo degli accordi di Parigi, ma anche di altri tipi di accordi di cooperazione, talmente precisa, che tutti sappiamo qual è la soluzione. Il problema è attivarla o attuarla. Quindi il tema sviluppo, che è la grande questione, da cui qui è una lettura personale, da cui dipende anche il tema pace, sono interdipendenti certamente, però grande questione, che dal tema sottosviluppo significa effetto dei cambiamenti climatici, sì, significa dai cambiamenti climatici che cosa c'è? C'è per esempio la mancata produzione agricola, e quindi la mancata disponibilità di alimenti, e questo crea l'immigrazione. Abbiamo sentito dire, però voi mi avete pagato 840 dollari per andare a sentire chi diceva che le migrazioni sono nate dalla fame, poi siete venuti qui liberamente. Quindi la questione è una questione aperta, quella legata allo sviluppo, però abbiamo le soluzioni, ma non abbiamo la capacità e le possibilità. E poi io mi devo fermare così da poter aggiungere altre cose, magari se ci sono domande da parte vostra. Innanzitutto, grazie. Mi veniva subito, grazie Vincenzo intanto per questa informazione veramente sembra molto preziosa e illuminante. E mi veniva subito su queste ultime cose che dicevi, da dire. Bene, queste informazioni io penso, cioè, sono informazioni che si possono avere, che chi come te è nel settore ce le ha.
E quindi forse è una domanda banale, però mi sembra che io da un povero cittadino che forse non ha un ruolo se non quello appunto di informarsi e di fare cittadino e di votare quando posso fare nel mio piccolo, mi chiedo, ma allora perché non vengono, cioè perché non, le persone non scelgono chi ha il ruolo di fare queste scelte, che sì, sembra evidente qual è la cosa giusta da fare, perché non lo fa? Ci sono degli interessi dietro? Se sì, quali, da dove derivano, dall'economia, da non lo so. Sembra che ci, cioè sì, le cose si sanno, si potrebbe fare bene, però poi la realtà è un'altra. Allora, io credo che qui noi abbiamo bisogno di una metodologia. Tutti, non serve essere esperti nel settore. Io l'ho posta sulla slide, questa metodologia. Cioè, nel leggere, noi oggi siamo bombardati di notizie. Io ricordo quando, così se l'esperienza può servire a qualcosa, ma quando inizio gli anni 80, dopo l'università, cominciai a studiare un po' queste cose, era difficilissimo trovare informazioni. Per cui quando si andava, per esempio, a Ginevra, si tornava spedendo 40-60 kg di carte via posta, perché bisognava avere informazioni. Oggi le informazioni ci sono, forse sono troppe. Allora dovremmo avere una metodologia per leggere le informazioni. E la metodologia richiede un allenamento quotidiano. Cioè, della serie, se io in un giorno non mi aggiorno, no? Scusate il gioco, io resto tagliato fuori. E dici, ma non tutti possiamo farlo. Sì, ma dovremmo farlo soprattutto quando di fronte a delle notizie io ho necessità di mettere almeno a confronto due modi diversi, o due notizie diverse. Leggere diversi, i siti sono diversi. Partire dal sito istituzionale. Se per esempio io faccio la domanda, dici, ma sai che l'ONU c'ha i caschi blu? Cioè, dove trovo questo? Ma vai sul sito dell'ONU, forse lo trovo. C'è anche una cartina interattiva che ti dice dove sono, quanti sono, cosa fanno. Per esempio. Oppure tema del finanziamento dello sviluppo. Trovo dove posso. Ripeto, parlo soltanto dei siti istituzionali. Poi posso trovare dei commenti. Perché le informazioni non vengono date nel modo più ampio possibile? Perché qualcuno oggi mi diceva, io ogni giorno sono imparato, che il problema oggi non è l'informazione, oggi è la comunicazione. Io non informo, comunico, che è una cosa diversa. E l'ho appreso oggi, prima di prendere il treno, da chi è esperto in questo tema. Oggi si comunica, non si informa. E nel comunicare ti comunico quello che vuoi. E allora questo è il rischio che abbiamo. E sulle questioni internazionali questo diventa una cosa fondamentale. Perché dire che c'è un conflitto, in realtà io do semplicemente una comunicazione. Informare sul conflitto è una cosa diversa. Che si stia risolvendo il conflitto nel Sahara occidentale, che il popolo Sahrawi probabilmente diventerà il 196esimo stato al mondo, non so come si chiamerà quello stato, ormai sembra che sia qualcosa di quasi definito, ma ne abbiamo letto da qualche parte. Eppure finisce in questo caso, finirebbe la, come dire, la colonizzazione africana, non sarebbe più nessun territorio africano sottoposto a dominio coloniale, a parte Ceuta e Melilla, il Marocco, gli spagnoli, non c'è ancora qualcosa, ma piccole cose. Eppure nessuno ne parla, ed è un processo iniziato nel lontano 1974. Oggi si arriva a soluzione, però non se ne parla. Perché probabilmente la notizia positiva non deve circolare troppo, o perché non è considerata notizia positiva, probabilmente. Anche questo, quindi, il ruolo che possiamo avere è fondamentale, informarci, ma con un allenamento quotidiano che significa sacrificio. Poi qui la frase che ho, questa è un'altra delle frasi shock per me, almeno, perché poi alla fine mi dice croce, e lì non è una dimensione religiosa,
nella dimensione di vita. Penso che è collegato con questa cosa del comunicare, no? Perché quando ti diceva comincio che le persone cambiano e per questo le istituzioni cambiano. Mi veniva un po' quando Chiara dice sto per fare opinione pubblica, no? Non so, mi domanda un po' questa, no? Prima come la Chiesa, no? Aiuta in questo contesto globale a fare opinione pubblica, e sembra che Papa Francesco fa questo molto bene. Ma anche la domanda da noi di questo carisma, no? Di come noi, anche come carisma dell'unità, usciti nella Chiesa, usciti in questo globalmente per fare opinione pubblica. Che cosa vuoi dire anche questo, no? Che mi sembra che sta collegato a questa cosa di comunicare, che tu dici un compito anche personale, ma anche mia domanda è in questo senso istituzionale. Guarda, io credo che l'idea di comunicare, noi non dobbiamo comunicare con tutti, dovremmo comunicare un metodo e una lettura. Dobbiamo essere capaci di leggere i fatti attraverso, per fatto riferimento al carisma, attraverso lui. E come dire, c'è una linea molto precisa che ci porta a leggere in tanti passaggi i discorsi che Chiara ha fatto, una metodologia per leggere le relazioni ai fatti internazionali, che non si ferma alla lettura del dato, ma cerca di andare nel profondo. E il profondo significa poter capire le situazioni. In tema di sviluppo, faccio un esempio concreto, penso che ci riesce a risolvere. In tema di sviluppo, il modello FONDEM, io oggi direi, è un modello di sviluppo sostenibile. Ma la parola sostenibile è venuta fuori nel linguaggio internazionale nel 1984, nel rapporto Brundtland sul nostro futuro comune, rapporto fatto da un gruppo di esperti ONU, si comincia a parlare di sostenibilità, cioè pensare non soltanto alle generazioni attuali, ma anche a quelle future, cercando di garantire l'habitat dell'ambiente. Se uno legge Fonte e le turbine di Piero Pasolini, probabilmente capisce cos'è lo sviluppo sostenibile. Quindi c'è una metodologia di lettura che abbiamo, che ha fatto riferimento al carisma, ma che potrebbe avere anche chi il carisma non lo conosce, ma potrebbe attingerne anche utilizzandolo soltanto come qualcosa di culturalmente valido e che ci permette di leggere i fatti internazionali. Certo, Papa Francesco è un grande comunicatore, ma è anche, conosce anche bene le situazioni. Anzi, spaventa il suo modo con cui conosce le situazioni. Non so come dire, perché prima noi anche abbiamo considerato una lezione sul diverso futuro. Anche oggi ho sentito come tutti la mondo, come sta succedendo così, proprio anche la pratica vicina. E io con Adrice della Cuba, perché per noi è un po' difficile non da paesi come su internet, poi da anche informazioni per capire tutto, cosa è successo per il mondo, cosa è successo veramente dentro la nostra paese. E poi ho sentito questo, ho sentito veramente non c'è una forza per cambiare il nostro paese, non cambia questo mondo.
perché in Cina è questo così, noi siamo molto piccoli, molto piccoli, anche giovani, e in Cina the government, quando tu vuoi come lavori per il government in Italia, in America, tu bisogna essere comunista. Per esempio, in Cina 20 persone non ce le 20. Anche io adesso, cattolica, non posso lavorare a per questo, anche pochissime persone non conosco molto la cristiana, non lo so chi è la lui. Ma per questo, come lo facciamo per cambiare questo mondo, per cambiare questa situazione? Questa è domanda da 100 milioni di dollari. Ma guarda, solo aggiungere che sì, ho condiviso con alcune giovani della Cina, Cuba, Venezuela e Brasile, per dire che è una realtà che, guardando la situazione di questi paesi di questi ultimi mesi, ci siamo chiesti ma la speranza dove per cambiare. Allora, la speranza per cambiare, io continuo a dire sta nelle persone, però guardiamo un attimo qualche flash su questi paesi. Allora, il problema della Cina, tu dicevi giustamente, è un problema di, posso sintetizzare, dire un problema di diritti, di poter esprimere la propria opinione, di poter essere qualcosa. Ma è qualcosa che sta cambiando. Negli anni è qualcosa che è cambiato. Non è più la situazione che potevamo trovare 20 anni fa. E questo significa che c'è bisogno di una maturazione. Ora bisogna stare attenti, perché se la maturazione noi la affidiamo soltanto all'economia, per cui facciamo entrare in una forma di mercato statale soltanto l'economia liberista, e quello ci sembra che è il cambiamento, Non troviamo la soluzione. Questo può valere per la Cina, può valere per Cuba, per i sistemi che hanno un tipo di economia, stesso Venezuela in questo momento, che non è Venezuela di qualche anno fa ancora, cioè pre-Chavez sostanzialmente. Quindi la possibilità viene da cambiamenti dal di dentro. Però l'aspetto importante è non perdendo quello che è la specificità della Cina, di Cuba, del Venezuela, di altri. Perché se noi arriviamo a avere una soluzione che è valida per tutti, non funziona. Anche, io ricordo una frase, è stata citata da Chiara Lunica, quindi mi sento autorizzato a continuare la citazione, che bisognava sostenere i muri. Eravamo nell'89-90 in Europa, i muri stavano crollando e bisognava sostenere i muri. All'inizio non si è capito che cosa poteva significare, in realtà era mantenerlo specifico. Perché se io cambio utilizzando un modello esterno alla realtà cinese, per esempio, io non cambio la Cina. Io do alla Cina l'illusione di essere cambiata. Cioè devo utilizzare ciò che c'è nello specifico della Cina. Questo sarebbe... questo è il tipo di sviluppo possibile. Certo, con le difficoltà, abbiamo citato alcuni paesi, ma potremmo citarne anche altri. I conflitti il sito sui conflitti, quindi ci stanno i siti specifici, il sito sui conflitti oggi dice sono 42 i conflitti, i grandi conflitti a livello mondiale. La maggior parte riguardano le identità. Cioè sono conflitti di identità. Non sono conflitti, poi ci si lega all'economia, ci si lega a qualche altra cosa, ma sono conflitti che nascono da conflitti di identità. Allora vuol dire che le identità sono qualcosa a cui tutti teniamo, a cui tutti siamo legati. Le identità non si possono perdere. Anche perché in una prospettiva di unità poi, o di aggregazione a livello mondiale, io non posso perdere le singole diversità. Perché altrimenti avrei che cosa? Io non penso che sia impossibile, anzi, non sia auspicabile, tutto quello che dico io. Non si può pensare ad avere un Parlamento mondiale, un governo mondiale, un presidente mondiale. I candidati sarebbero tanti. Però, perché? Perché a quel punto io andrei a togliere quelle che sono le specificità.
Devo invece avere delle politiche mondiali, devo avere delle regole mondiali sulla cui base poi tutti quanti possano operare, ma mantenendo le diversità, perché altrimenti... Quindi certamente sono momenti difficili. In Cina c'è un passaggio, a Cuba c'è un passaggio, in Venezuela c'è un passaggio, ma in Burundi c'è un passaggio, nel vicino Ruanda c'è un passaggio. E il problema è come governiamo il passaggio. E questa è una delle grandi questioni. In Brasile c'è un passaggio. Attenzione, la dimensione politica del momento non deve farci perdere di vista qual è. Il Brasile, per esempio, come il Venezuela, sono paesi che dal punto di vista economico, e la Cina, ho detto prima, la crescita cinese dal punto di vista economico è alta. Brasile e Venezuela sono paesi che hanno risorse enormi, potenzialità enormi. Quindi la crisi contingente della politica, o meglio, di alcuni governanti in questo momento, non è la crisi del Brasile, non è la crisi del Venezuela, attenzione, perché altrimenti non abbiamo veramente, non abbiamo più speranze. Ecco per cui la difficoltà è questa, cioè di rispondere, ma qui torniamo al discorso della formazione, perché se riusciamo a formarci riusciamo anche a poter contribuire ai cambiamenti, ma dobbiamo essere pronti a farlo. Lì credo che sia, almeno per me è difficile, lo dico chiaramente, perché significa ogni giorno dover, invece di fare la passeggiata, dover star seduto, questo è drammatico, perché le notizie bisogna in qualche modo anche decrittarle, cioè bisogna anche in modo poi leggere, non fermarsi alla comunicazione. Sì, il dibattito tra prospettiva giuridica e prospettiva politica. Io ho cercato di fare il giurista, meno possibile. Perché mi sembra che, avendoti ascoltato anche altre volte, c'è una parola che potrebbe essere feconda, e su cui anche ti ho chiesto altre volte di darmi il tuo pensiero, che è in qualche modo la capacità di leggere quello che accade nelle, diciamo, nelle periferie, ai margini, nei luoghi inaspettati, l'inatteso, l'inaspettato. In qualche modo capisco che è una prospettiva più politica questa di leggere gli eventi, che non giuridica necessariamente. È anche giuridica, beh. Nel senso che tante volte quando ci poniamo a fare analisi politica, anche per queste situazioni drammatiche che abbiamo presente, no? Che accadono nel mondo, mi aiuta molto, e anche tu me l'hai ricordato varie volte, di affinare lo sguardo per riconoscere anche fatti, fenomeni, eventi che accadono magari appunto in modo inatteso, si preparano lentamente nel tempo, non sono ancora riconoscibili e poi a un certo momento esplodono, ad un certo momento si verifica qualcosa per cui tu non l'avevi previsto ma accade. E questo a volte, con voi che avete questa capacità di lettura appunto di uno sguardo transnazionale importante, va affinato questa capacità, questo sguardo, perché ci rendiamo più capaci, no, di interpretare quelli che sono i segni dei tempi, direbbero, no, i nostri studiosi di dottrina della Chiesa. Non so se ci vuoi dire qualcosa in questo senso, perché altrimenti appunto l'impressione è di non saper leggere nient'altro che quelli che sono i mainstream, le grandi direzioni. Papa Francesco, meditazione credo che sia del 15 ottobre del 2016. Quelle fatte a Santa Marta al mattino, che sono delle bombe dal punto di vista delle relazioni internazionali. Io affronto proprio la questione dei segni dei tempi. Non basta la notizia, perché la notizia ci accontenta e ci anestetizza. Bisogna andare a fondo e cercare di capire anche quel piccolo segno che può essere in qualche modo la prospettiva che si apre. Io credo che lì c'è un po' tutto, no? Anche dal punto di vista della sapienza necessaria. Non tutti ci occupiamo di relazioni internazionali, però tutti andiamo a votare. Non tutti abbiamo l'interesse a capire cosa è un conflitto, ma tutti possiamo essere toccati da un conflitto.
anche in una situazione che sembra una situazione che non si modifica. È uno dei termini che si usa a livello internazionale, è garantire lo status quo. Cioè garantire che cosa? Che tutto sia fermo. Anzi, dopo una guerra si diceva bisogna tornare, scusatemi il latino, ma tutte le lingue lo utilizzano, allo status quo ante. Oggi non è più così. Oggi dobbiamo inventarci strumenti, per esempio, di giustizia e di transizione per poter porre fine a un conflitto. Kosovo, siamo qua vicino, ma un conflitto che va avanti a partire da metà degli anni 90. E in che modo lo risolvo? Posso tenere ancora 35.000 caschi blu a evitare che le parti riprendano a combattersi? Devo attivare un processo di giustizia e di transizione, e cioè regole diverse. Formare la formazione dei funzionari, della polizia, degli avvocati, dei giudici, cioè devo ricostruire. Quando Nelson Mandela nel 92 si ritrovò in Sudafrica che aveva detto no all'apartheid, pensò subito non a fare giustizia, ma ad attivare una giustizia di transizione. Il Sudafrica non ha avuto un tribunale che ha giudicato e condannato la minoranza bianca che aveva praticato l'apartheid. Il Sudafrica ha avuto una commissione di conciliazione e di riconciliazione che ha delegittimato politicamente la classe politica precedente, ma senza attivare condanna, perché Mandela diceva condannare significa automaticamente creare la reazione. Mandela ci è riuscito. In altri paesi questo non è stato possibile. Per cui si arriva ad un tribunale che giudica e condanna. Può darsi che lì sia la soluzione. Torniamo all'idea che non c'è una soluzione valida per tutti. Anzi, quando vogliamo applicare la soluzione valida per tutti, allora creiamo problemi. Perché la soluzione va anzitutto condivisa, e condivisa dal basso. C'è una parola che ormai utilizziamo in lungo e in largo, che abbiamo addirittura imposto anche a delle lingue che non la conoscevano, che è il termine sussidiarietà. Cioè, le funzioni sul piano internazionale devono essere funzioni sussidiarie, non complementari. Perché siamo ancora fermi alla complementarietà. Le due mani sono complementari. Per cui quando io opero con due mani, le due mani sono complementari. Se opero con una mano e con una gamba, sono sussidiari. A livello internazionale bisogna fare questo passaggio. Perché siamo ancora fermi all'idea della complementarietà. Allora, due stati si mettono insieme, concludono un accordo e pensano di aver risolto un problema per loro. Ma hanno potuto creare, dicevo all'inizio, un danno ad un terzo. La sussidiarietà fa capire quali sono le esigenze diverse, per cui io creo delle funzioni sussidiarie. Lì dove un paese non può svilupparsi, io creo una forma di cooperazione per garantire lo sviluppo. Non lo metto all'indice, non lo metto da parte, perché non può sedere nelle grandi assise internazionali. Ma questo significa un coinvolgimento di popolo, non coinvolgimento di governo. Un trattato, il migliore che sia, il migliore possibile, non sarà mai risolutivo di questo. E ce ne accorgiamo. Torno all'inizio, crisi dell'Unione Europea, perché la cosa è nata così, Cioè, perché l'Unione Europea è in crisi? Guarda, non lo so. Ma dobbiamo parlare, sì, ma l'Unione Europea è una piccola parte di questo nostro mondo che ha invece che la carta geografica è di altro tipo. Ma perché andare in crisi l'Unione Europea? Un sistema funzionante al massimo, perché andare in crisi? Perché alla fine il sistema delle regole è stato strutturato in modo tale che non ha più avuto come riferimento, e non ha ancora, non ha più come riferimento la persona, i popoli, ma come riferimento gli aspetti legati alla tecnologia. Gli aspetti legati all'attività del commercio, sacrosanti per carità, però non sono questi. Io dico sempre, l'anno scorso c'è stato questo vertice per rilanciare l'Unione Europea, si è fatta a Ventotene, una piccola isola sul Lazio, no? Cioè nella costa del Lazio, in cui sono stati convocati, sono andati tre paesi, la Germania, la Francia, vi dico in ordine di PIL, la Germania, la Francia, l'Italia. Vabbè?
probabilmente a Ventotene dovevano andarci paesi, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, cioè paesi che non avevano vissuto l'ideale che portò all'Unione. Paesi che però si sono trovati ad accettare tutto senza aver condiviso la base ideale. Per cui tecnicamente tutto è possibile, ma se io culturalmente, anche ideologicamente, anche religiosamente, non ho questo aspetto comune, in realtà tutta la tecnica salta. Ecco l'idea, anche qui la ricavo da Chiari, no? L'idea di avere una base comune che è fatta di una cultura comune. Allora io posso costruire poi le grandi istituzioni. L'ONU oggi non serve, sì, qualcuno dice che non serve. E se uno vede il funzionamento potrebbe dire che serve, sono soldi buttati, soldi spesi, è inutilmente. In realtà l'ONU nasce da un ideale. L'ONU non nasce. Se leggiamo la Carta delle Nazioni Unite, non Padova, i governi hanno deciso, no, noi popoli delle Nazioni Unite. Poi l'abbiamo perso. È diventato qualcosa legato alla burocrazia internazionale. Quindi l'elefantiasi della struttura che si allarga, perché abbiamo perso la spinta ideale iniziale. Le strutture sono belle, per un giurista è il massimo la struttura, perché la struttura bisogna delinearla, bisogna vedere le regole, ma è anche la struttura, se non è motivata, la struttura non regge. Può esserla anche la migliore possibile. Poi ci sono quelle famose leggi che non hanno nessun tipo di applicazione dappertutto, no? Le famose leggi che poi dicono arrivate al massimo, poi c'è il declino. La struttura ha bisogno di una spinta ideale che deve quotidianamente dare alla struttura la capacità di funzionare. Questo vale dappertutto, anche nei rapporti internazionali. Scusa, sì, ritorno di nuovo all'America Latina, no? Ma ho come certo dubbio, no? Che volevo condividere anche nel mio paese, di Venezuela. Perché nell'America Latina sempre è stato questo, perché non abbiamo, siamo riusciti a un sviluppo completo, no? Ma anche nel mio paese io sento che, certo, nell'attualità c'è una crisi molto forte che mai abbiamo vissuto, ma da 50 anni fa, penso, se noi leggiamo la storia, non abbiamo avuto un presidente che davvero vuole come il bene per le persone, no? Per tutta la nazione. Per me anche per tanta corruzione, no? Tu hai detto che se noi vogliamo fare qualcosa dobbiamo formarsi, come si deve fare un cambiamento interno, no? Ma quale tu pensi che è la sfida più grande dell'America Latina per il suo completo sviluppo, no? Che deve cambiare l'America Latina per suo sviluppo completo, anche nel mio paese, no? Che possiamo fare perché sì, c'è tante persone che vogliono fare le cose, ma anche nella scuola abbiamo imparato che se noi volevamo cambiare il mondo non dobbiamo fare questo da soli, no? Dobbiamo fare in rete. Ma che rete? Di che persone si bisogna? Come possiamo fare? Come possiamo fare? Allora, il fare rete, no? Il fare corpo, cosa significa? Significa per esempio poter conoscere la realtà economica del Venezuela. Tu sai che Venezuela è il primo paese, dal punto di vista delle risorse di petrolio, che sono state scoperte in una zona del nord, a mare del Venezuela, Venezuela si trova ad essere il primo paese al di sopra dell'Arabia Saudita, come giacimenti di petrolio. Quindi, dal punto di vista di una ricchezza sfruttabile, con tutti i problemi poi dell'ambiente, esiste. Ancora, la possibilità di utilizzare i terreni. L'area caraibica è un'area fortemente produttiva per i terreni agricoli, però il Venezuela non arriva se non al 12% delle terre coltivate. Per quali motivi? I motivi sono diversi. Ancora, Venezuela ha il grande problema dei capitali che sono esportati, perché ci sono attività
industriali e anche di piccole industrie in Venezuela che sono di capitali esterni al Venezuela. Venezuela è stato un paese di grande immigrazione, immigrazione soprattutto europea e nordamericana. Quindi anche questo è un altro aspetto che bisogna conoscere bene. Secondo, chiaramente l'economista può dare la sua lettura, ma l'economista venezuelano, non l'economista che sta al Fondo Monetario Internazionale e che non conosce, che legge a tavolino. L'economista del Fondo Monetario deve collegarsi con l'economista venezuelano. Ora bisogna formare su un livello di paese le persone. E questo potrebbe essere una sfida enorme, soprattutto per la tua generazione. Sfruttare tutte le possibilità di formazione per poter poi, oggi si dice, si usa questo termine, formare i formatori, vabbè, nel linguaggio internazionale si dice avere questo effetto, l'effetto boomerang cosiddetto, no? Cioè, per cui c'è un ritorno. Il target che io voglio colpire deve essere un target molto preciso. Questo lo posso fare se ho una politica di cooperazione che è coordinata da un'organizzazione internazionale e dai venezuelani. Allora io posso avere uno sviluppo del paese. La presenza del Venezuela in un'organizzazione internazionale che era stata creata da Chavez, no? Sulla spinta di Chavez, al dialogo, no? Alba era stata creata dai paesi vicini al Venezuela, c'era Cuba, c'era Nicaragua, e questa organizzazione era una forma di aggregazione sulla base di un'idea alternativa alla visione capitalista dell'economia, anche sul piano internazionale. Giusto, sbagliato, ma in realtà esisteva, che mostrava lo specifico di quei paesi. Il Mercosur, significa un altro tipo di integrazione, un'integrazione che è anche sovranazionale, non più soltanto internazionale. Cioè, io dico sempre, per poter capire, quando sopra il passaporto, prima di scriverci Repubblica di Venezuela, c'è scritto Mercosur. È lì. Come abbiamo l'Unione Europea, come avremo l'Unione Africana, sopra i passaporti dei singoli paesi. Lì è già qualcosa di più avanti, più avanzato. Però devo coltivarlo. E devo coltivarlo con delle forze nuove, che possono prendere questo, come dire, la specificità e la competenza. Perché io credo di quello, cioè, come lavoriamo a corpo? Lavoriamo insieme facendo la rete, sì, ma di competenti. Perché altrimenti, vi dico sempre, possiamo parlare di tutto, ma con la competenza credo che le situazioni poi vengano lette in modo diverso. Di queste forze che lavorano al di sotto e che a un certo punto esplodono. No? Io ho fatto l'esperienza della Cecoslovacchia comunista, sono stata dall'84 al 90 in questo paese, ed era un paese in cui tutto era, cioè, il comunismo, la Cina, tutto è nelle mani dello Stato, l'informazione, eccetera. No? Mi ricordo che nell'ottobre dell'89 ero in macchina con poco sposato, e parlavamo. Io gli ho chiesto, ma secondo te questo regime quanto tempo può ancora durare? E lui mi ha risposto, sai Giovanni, ancora tanto. Un mese dopo era tutto finito. Era tutto finito ed è iniziato dai giovani, per questo parla di genere, è iniziato da studenti. Gli studenti hanno fatto rete, sono scesi in piazza, hanno lavorato, la rivoluzione in Cecoslovacchia è durata 10 giorni, è stata chiamata rivoluzione di velluto perché non ha avuto nessuna vittima, è stata una cosa dolce, è stata una cosa pacifica, no? E c'erano questi studenti dell'università, gli studenti sono andati poi nelle fabbriche, sono andati nei teatri, sono andati nelle opere, cioè, c'è stato quindi il mondo studentesco, poi il mondo dell'arte a grande, diciamo, letterati, scrittori, musicisti, c'è anche Havel, sì. Quindi c'è stato una... Io sono stata in quelle piazze
con migliaia di persone, i giovani di notte facevano, scrivevano manifesti a mano perché la stampa era nelle mani dello Stato, non c'era nessun modo per far passare l'informazione. E poi andavano nelle città ad affiggere questi manifesti scritti a mano per informare la popolazione di cosa stava succedendo. E la sera c'erano milioni di persone nelle piazze, che sono state in quelle piazze. E mi ricordo che una sera c'è stato un attore che ha fatto un gioco di parole che la lingua permette tra essere e non essere, che voleva dire essere o picchiare i comunisti, no? E lì c'è stato un coro di giovani che ha gridato: non vogliamo violenza, non vogliamo violenza. Cioè, quindi è stata veramente una rivoluzione pacifica. E dopo 10 giorni tutto eravamo in un altro paese. Cioè, quindi è come una testimonianza di speranza. Anche se io farei subito la domanda, e oggi? Lì è un grande problema. Lo so, però è la pena. No, sì, perché i giovani poi sono venuti meno, diciamo, rispetto a queste grandi aspirazioni, no? C'è stato questo perché? Perché abbiamo assorbito nei paesi, è stata assorbita una cultura esterna che ha pensato di risolvere il problema dicendo libere elezioni, parlo dal punto di vista della politica. Le libere elezioni non sono una soluzione in Nord America, ma non sono una soluzione in altri contesti. I grandi problemi oggi di Slovacchia e Repubblica Ceca nascono proprio da qui, e non solo. Ma qui volevo fare grazie di questa cosa, ma proprio per dire ai giovani, rispetto ai fatti internazionali, il 1 agosto del 1975 veniva adottata ad Helsinki un atto chiamato l'atto finale di Helsinki, qualcosa che servì a mettere insieme i paesi dell'Europa comunista con il mondo occidentale. Allora sembrò così un episodio tra i tanti. Carta 77, che è stato uno dei movimenti che ha iniziato poi questa, si ispirò all'atto finale di Helsinki. Chi lo conosceva? Gli studenti delle facoltà di scienze politiche che avevano in qualche modo avuto modo di leggere questi atti, questo strumento. Servì a far capire che i cambiamenti potevano avvenire non soltanto in termini militari, ma i cambiamenti potevano avvenire attraverso lo scambio culturale e, per esempio, la diffusione di testi, lo scambio di testi, che non era possibile. E questo aprì la strada al crollo dei muri. È stata un'esperienza. Portarla in altri contesti probabilmente è possibile, ma ogni contesto, io credo che guardando un po' in modo, come dire, esterno dal punto di vista, diciamo, delle questioni internazionali, ogni paese ha la propria capacità di darsi delle risposte. E il problema è individuare chi riesce poi nel paese a poter mettere insieme le forze vive del paese, perché lì è la grande questione. Allora, io stavo guardando un po' tutta la gente che c'è qui in sala. E diciamo che qui a Lucchiano viviamo, no, giorno per giorno, ma momento per momento, rapporti internazionali. E questa cosa fa già pensare, fa anche già riflettere. E pensavo anche alle risorse che abbiamo nel movimento di popolare, queste cittadelle. Qualche mese fa c'è stato un incontro delle cittadelle, che è stato il primo. E a me ha fatto pensare tantissimo, perché le famose nazioni mondiali non si incontrano per aggiornarsi. Noi come cittadelle ci siamo incontrate per aggiornarci. E allora mi chiedevo, quali sono le potenzialità politiche delle cittadelle, di questi rapporti internazionali? Perché qui veniamo da tutte le parti del mondo, ma ci sentiamo lontani. Quindi si crea una sorta di nazione. Il rischio è di rimanere chiusi, ma c'è anche questa spinta ad andare fuori e ad inglobare anche chi viene da fuori. E invece vado, che ne so, mi trasferisco in Messico, vado al diamante e mi sento una diamantina. E sono italiana. Quindi, quali sono queste potenzialità che possiamo curare
sviluppare e quali possono essere i rischi invece? Ah, qui la domanda è il cambiamento fatto dalla singola persona, perché in realtà spostarsi da una cittadella all'altra e sentirsi parte nasce da qualcosa che tu hai dentro, non nasce dal fatto di essere contaminata soltanto da altre persone che vivono lo stesso mondo, è una scelta che tu hai già fatto. A livello internazionale, nel momento in cui gli stati, torniamo alla frase del 59, e non perdono l'io collettivo, in realtà ognuno pensa al proprio interesse nazionale. Gli stati si comunicano tra di loro, c'è una conoscenza perfetta delle diverse situazioni. Gli incontri in queste grandi organizzazioni servono a questo, a conoscere, però ognuno rimane nel suo settore, nel suo ambito. Quindi l'idea delle cittadelle è l'idea di poter avere un'esperienza che dal basso può condizionare anche le scelte, qui sono scelte della politica, ma direi anche dal punto di vista giuridico. Delle scelte di carattere istituzionale, penso a due forme diverse di organizzazioni internazionali, cioè forme che mettano insieme effettivamente le aspirazioni. Ecco, ho detto prima, l'ONU nasce come aspirazione dei popoli, oggi non è più. Perché? Perché sono cambiate tante, perché sono passati 70 anni. Come diceva all'inizio il presentatore stasera, le situazioni sono diverse. Bisognerebbe ritrovare quella spinta ideale che è alla base di qualunque struttura. In questo caso le cittadelle possono essere un esempio da utilizzare come forme di aggregazione dal basso, in una prospettiva che è certamente prospettiva, però io l'idea direi non internazionale, ma mi sento di dire una prospettiva di carattere mondiale. Cioè è l'idea di un mondo unito, neanche di una mondialità, perché la parola mondialità significa altra cosa. E quindi nasce da una condivisione che parte da scelte radicali che ognuno fa, da solo e insieme con altri. Quindi certamente può essere utilizzata come punto di riferimento. Parlavo la settimana scorsa, quando l'ONU ha indetto l'anno internazionale degli anziani, o dell'anziano, eravamo nel 1996, la rappresentante dell'ONU che doveva fare il documento finale di questo anno dell'anziano, doveva presentare all'Assemblea Generale questo documento, ha avuto un contatto col Movimento dei Focolari. Ma non ha avuto soltanto un contatto con delle persone, ha avuto un contatto con un lavoro fatto attraverso un congresso internazionale in cui scientificamente si era lavorato nei diversi settori per poter elaborare linee di politica per l'anzianità. E gran parte, oggi si fanno con le tesi laurea, siamo abituati ormai con i programmi che ci dicono il 70% è copiato, il 60% è tagliato. Se mettiamo un programma del genere ci dirà che il 90% del documento ONU che riguarda il tema dell'anzianità di allora è stato preso dalle conclusioni di questo convegno, di questo congresso internazionale fatto dal Movimento dei Focolari. Quindi vuol dire che è possibile, ma se ci si pone su un piano di scientificità, c'è cioè un piano che riesce a dialogare. Io non posso pretendere sul piano internazionale di portare avanti un discorso con categorie, linguaggio e finalità diverse da quelle che hanno le organizzazioni internazionali. Io devo arrivare ad avere lo stesso tipo di linguaggio. Devo avere la cosiddetta compatibilità che utilizzo oggi come criterio per l'informatica. Devono essere linguaggi compatibili e anche idee che restano tali, ma che riescono ad essere compatibili con un modo di intendere, per esempio, un documento delle Nazioni Unite. In questo senso, dico, l'esempio può essere quello delle cittadelle, rendendolo compatibile, perché altrimenti diventa qua, diciamo, lì sono bravi, basta, ma non funziona. Cioè, all'essere bravi deve corrispondere una capacità di azione e reazione fatta allo stesso modo quella che si può avere in un contesto internazionale. Ho visto due domande alzate, facciamo due domande perché ci vogliono, va bene? Grazie, Vincenzo. Sì.
grazie di una biografia che è parte delle relazioni internazionali, di cartografia e non fotografia, perché sta per me scontata anche tutte le apparenze. Volevo capovolgere un attimo il discorso dal basso con dall'alto. Qual è, al tuo parere, il ruolo, la funzione, diciamo, o anche il ruolo perturbatore che ha la finanza mondiale sulle relazioni internazionali? No, dopo questa domanda così ampia, no, anche prima ringraziare veramente per questo respiro ampio a livello mondiale, no, che almeno a me mi apre orizzonti nuovi, anche modo di vedere, e mi fa capire l'importanza di essere aggiornati giorno dopo giorno, come tu dicevi, no? E anche un grazie per questo che hai menzionato, no, del lo sviluppo e la pace. No, a me mi sembrava tornare a Paolo VI, lo sviluppo e l'onore nome della pace, no? Dopo che l'ho presa. E mi emergeva molto forte due cose, no? Una, vedere da una parte tutti questi organismi a livello internazionale, l'ONU, l'Unione Europea, il Mercosur, no? Come che stanno cadendo, che stanno venendo giù con tanti ideali buonissimi, ma come che in un momento si sta tutto distruggendo, no? D'altra parte mi viene molto forte che la fraternità universale continua ad essere presente e che il mondo unito è un'aspirazione che continua ad essere viva, no? Come poter anche trasmettere ai giovani e come parlare oggi di mondo unito davanti a tutte queste realtà così forti, no? Ma io penso anche che l'ideale di Chiara, no, continua ad essere, il nostro ideale continua ad essere attuale, continua ad essere, non so come, c'è una necessità di continuare a lavorare in modo forte, no, per il mondo unito, no? Forse bisogna trovare questa fedeltà creativa, no? Rimanere fedeli al carisma di Chiara, a quel pensiero, a quella ispirazione, ma nello stesso tempo trovare nuove strade. Non so. Allora, uno della finanza. Non entro su aspetti, come dire, cosiddetti oscuri, perché non li conosco, ma su aspetti chiari sì, e cioè il mancato finanziamento allo sviluppo. Lì c'è il proiettarsi in questo momento dei governi sulle situazioni interne, parlo dei paesi maggiormente sviluppati, per non dare fondi verso la cooperazione e lo sviluppo. Certamente i governi non sono soltanto dei decisori dal punto di vista tecnico-giuridico, sono anche dei decisori come effetto delle attività economiche e della finanza. Altro tipo di lettura, più che di chiave di lettura. Prima di sapere se che tempo fa, o di sapere qual è la cosa mi aspetta durante la giornata, se vivo in un mondo di quelli che abbiamo visto all'inizio, ebbene, io in Europa la mattina appena sveglio cosa sento dire? L'indice di borsa, l'indice Nikkei e la borsa di Tokyo. Mentre a New York poi sentiranno l'indice della borsa e le borse europee e quelle di Tokyo. Cioè in realtà che la finanza gestisca la nostra quotidianità è un dato oggettivo. Perché non è l'economia, è la finanza. Però qui entro su terreni altrui, io sono abituato a non fare invasioni di campo. Però è quello. Cioè io il condizionamento ce l'ho immediatamente nella mia vita di persona. Poi ce l'ho, oppure ho fatto prima l'esempio di Daesh. Daesh che ha un introito mensile che arrivava, almeno quando è stato monitorato, si arrivava a circa 400 miliardi di dollari al mese, milioni di dollari al mese, scusate, dalla sola vendita del petrolio. Qualcuno l'ha acquistato. Poi abbiamo saputo che erano le grandi compagnie petrolifere che operavano a livello internazionale. E lì c'è il gioco della finanza, perché le compagnie petrolifere sono quotate in borsa, per esempio. Se io applico il cosiddetto dumping sociale, per esempio, oppure applico delle misure di controllo o altri tipi di misure, cioè in realtà io posso anche lì condizionare l'andamento in borsa di una grande impresa. E quindi anche il ruolo della finanza qual è?
Io direi, come dire, senza leggere la dietrologia tante volte, no? Perché quello ci porta poi a occuparci di una cosa assolutamente limitata, perdiamo di vista, almeno questo è il mio modo di vedere, e capire quali sono gli effetti concreti, non quelli che potrebbero essere, ci sono degli effetti concreti. Quindi certamente un ruolo enorme, anche dal punto di vista poi delle decisioni e della violazione delle regole internazionali. Anche questo, il far passare determinati finanziamenti allo sviluppo per via multilaterale o per via bilaterale, c'è dietro, oggi dietro all'agenda di sviluppo per il 2030 c'è il coinvolgimento di tutto, di tutti i cosiddetti stakeholders, parti prenanti. In italiano a tradurlo, tutti coloro che sono interessati, tutti coloro che partecipano, alla traduzione. Negli stakeholders c'è anche il settore privato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una struttura delle Nazioni Unite, non faccio riferimento al programma alimentare mondiale, è una struttura operativa che dà aiuti alimentari nei momenti in cui ci sono crisi dovute a fenomeni naturali o dovute a guerre, si ritrova ad avere finanziamenti dal settore privato. E ci siamo. Una organizzazione non governativa, ce ne sono tante, no? Io conosco New Humanity, non so se la conoscete, no? Oppure Amnesty International o Greenpeace, ce ne sono tante. Da dove hanno finanziamenti? Dal settore privato. Allora, signori miei, questo diventa un condizionamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Perché se, va bene che gli inglesi dicono che chi ha i soldi fa la regola, d'accordo, però il famoso approccio, non so di chi si parlava, l'approccio della Thatcher della settimana scorsa, di fronte al buon samaritano, cioè, perché qual era il problema? Ha attivato l'economia, secondo la Thatcher, era colui che attivava l'economia, aveva soldi e ha messo in circolo i soldi. E lì col settore privato noi abbiamo praticamente un settore che controlla, per esempio, il tema della cooperazione. Perché gli stati danno meno e il settore privato supplisce. Però c'è anche bisogno di capire qual è il tipo di linea o di condivisione che il settore privato può avere con la popolazione. Questo vale, una volta valeva soltanto per il mondo cosiddetto non governativo, oggi vale anche per il mondo governativo. Il problema della fraternità del mondo unito, io credo che ci sono diversi passaggi chiara che possono essere, che sono validi tutt'oggi. Che riguardano la fraternità, che riguardano, ma che vanno letti, io direi, come categoria scientifica e non soltanto come stimolo al comportamento personale. Cioè, in altri termini, leggere le relazioni internazionali attraverso questi occhiali. E credo che può essere interessante per poter capire poi in che modo si può incidere. Perché c'è una teoria delle relazioni internazionali. Io lo dico pure per il diritto internazionale, non c'è soltanto una lettura dei fatti internazionali, ho detto prima una metodologia, cioè c'è un'impostazione che può essere utilizzata anche scientificamente, non più soltanto qualcosa che può riguardare la vita interna dell'opera di mente, ma anche qualcosa che può essere utilizzato all'esterno come un paradigma, ecco qui possiamo usare. Un paradigma che dal punto di vista scientifico regge, non ha bisogno di avere delle stampelle, regge da solo. Certo, perché l'idea di avere nuove possibilità 50 anni dalla Populorum Progressio, rileggerlo oggi è ancora valido, tu hai citato la Populorum Progressio, è ancora valido dal punto di vista dell'impostazione, sì. Parlavo del disarmo, Populorum Progressio è la prima enciclica in cui si fa riferimento esplicito al disarmo, cioè 1% di ciò che è destinato al disarmo sia dato per lo sviluppo. Siamo nel 1967, 1%. Però Paolo VI, per esempio, aveva questa immagine di organismi internazionali come risolutori o possibili risolutori delle situazioni. È interessante che la famosa frase "lo sviluppo è il nuovo nome della pace" è riportata nell'enciclica. Lui la utilizzò un anno prima, parlando al Consiglio di amministrazione dell'UNDP, che è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Lì tirò fuori l'espressione
lo sviluppo del nuovo nome della fascia, poi la riportò nei principi, cioè la direttamente ad un contesto intergovernativo che doveva occuparsi di finanziare lo sviluppo. Oggi l'UNDP è debitore dal settore privato perché riceve finanziamenti anche da quel settore. Ripeto, non bisogna demonizzare, bisogna soltanto avere chiaro quali sono le nuove prospettive e le nuove situazioni in cui bisogna poi, su cui bisogna poi costruire delle nuove risposte. Anche l'idea del mondo unito, cosa vuol dire? Chiara nell'88 diceva che ognuno di noi si sente parte di una grande assise internazionale. Ogni uomo si sente parte, credo che era la seconda delle... Ecco, lei parlando dell'interdipendenza diceva, almeno con la fantasia un uomo siede nelle grandi assise internazionali. Questo è il discorso fatto a Castel Gandolfo 11 giugno dell'88. Dietro questo io credo che c'è tutta una strategia per poter parlare di un mondo. Perché se io mi sento almeno idealmente vuol dire che posso potenzialmente posso farlo. E quindi posso. Qui c'è un problema di un uso dell'infezione virale in modo positivo, cioè il virus bisogna che contagini. In questo non c'è bisogno del vaccino in questo caso, c'è bisogno di far contaminare per questo aspetto proprio dell'idea di mondo unito che può applicarsi oggi, soprattutto in un momento in cui c'è la distruzione, in cui sembra che tutto stia crollando. Cioè lì forse può venire ancora di più l'idea del mondo unito. E abbiamo bisogno anche lì di riferimenti, di riferimenti non soltanto ideali, che dall'aspetto ideale siano capaci poi di trasformarsi, per esempio per chi studia le regole internazionali, in parametri delle regole internazionali. Io ricordo sempre, qui chiudo con una... Ricordo sempre qualche incontro, mettiamolo così, qualche incontro con Chiara. Io ho sempre avuto timore perché le domande che faceva erano sempre molto tecniche, le stesse domande che ho sentito fare alle Nazioni Unite. Che lei dava era una risposta già precisa per quel contesto, non per un contesto di altri tipi. Quindi credo che anche lì c'è da riprendere con tutta la forza possibile. Io l'anno scorso parlando ai geni, queste slide sono state fatte due giorni di full immersion con gli altri geni su Aonte. E alla fine dice, dove troviamo queste cose? E dico, guardate, questi non potete dirlo, perché una volta era il problema dove troviamo, adesso lo trovate. Dice, ma tutto questo, sì, perché per molti era scoprire un mondo completamente diverso. E credo che qui abbiamo una teoria delle relazioni internazionali, cioè non sto dissacrando nulla, sto cercando di portarlo sul piano della scientificità. Una teoria delle relazioni internazionali già strutturata, che però richiede la croce, richiede fatica. Perché devo tradurla nel linguaggio dell'economia internazionale, internazionale. Questa è la cosa più difficile. La cosa più facile è leggere, ah che bello, la cosa più facile è che bello, mi sento trascinato, coinvolto fino in fondo, una cosa normale. Però quando devo tradurlo in pratica, come traduco l'idea di essere popoli per giungere all'unità? Riprendendo il preambolo della Carta dell'ONU e cominciando a ridescrivere un'organizzazione internazionale in modo diverso. Noi popoli, cosa significa noi popoli? Non arrivo lì, cioè quando la Francia, no qui però ce l'abbiamo dopo. Grazie a tutti, vi ringraziamo tantissimo dell'ascolto, del dialogo e speriamo che una cultura che dobbiamo continuare a coltivare, non solo quando c'è Vincenzo Buonomo, ci ricreiamo anche quando ci sono economisti, politici, così riusciamo ad avere davvero una cultura.
soprattutto alle domande del genere, io ero molto colpito perché dico, adesso ci siamo. Possiamo cominciare a informarci e poi dopo stendere le nostre competenze. Grazie. Volevo anche ringraziarvi perché avevamo simposio del Big Bang al Big Mystery. C'era tanta fatica tutta il fine settimana, tutto il giorno con il simposio, ma anche tante grazie, siamo pieni di gratitudine perché abbiamo avuto tante conoscenze, sia scientifiche, religiose e anche di diritto internazionale, le nazioni internazionali stasera. Come ho detto all'inizio, speriamo che questo è solo l'inizio, che avremo tanti appuntamenti con il professore Vincenzo Bonomo per avere più chiarezza e più metodo per capire cosa sta accadendo nel mondo. Grazie a tutti.